importante sostenere i diritti dei cittadini, qualsiasi sia il loro credo, il loro orientamento, soprattutto all'interno di questo Stato che non garantisce i diritti basilari che ogni cittadino dovrebbe poter godere in base alla Costituzione. E come membro di una Chiesa mi sembra particolarmente importante sottolineare la necessità della laicità dello Stato di fronte a qualsiasi ingerenza di qualsiasi comunità o credo religioso esso sia. Ci siamo visti oggi per protestare contro il clima di omofobia e transfobia che c'è in Italia, la mancanza dei diritti civili che invece ci sono nel resto dell'Unione Europea, e l'Italia è in ritardo rispetto a queste leggi. Per cercare di sensibilizzare la cittadinanza verso il riconoscimento delle unioni civili attraverso un registro depositato presso il Comune di Milano. Questa pratica sta avanzando all'interno del Comune e attendiamo delle risposte da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale. È molto importante di uscire in piazza, soprattutto in questi giorni, perché spesso l'odio verso omosessuali viene usato come modo di scaricare le tensioni della società, perché c'è la crisi, perché c'è altri problemi, e quindi è molto più semplice buttare tutto l'odio verso o la gente di altre religioni o di altre razze o di altri orientamenti sessuali. Mamma mia, tutti i froci, tutti i barboni, tutti i barabuti, tutti i ladri sono in Italia, no? E chi lo sa? Chi lo sa? Per colpa di loro, chi sei pulito non posso stare. Non può andare alle 9, alle 10, senza ricettare che... Noi siamo molto pochi e pertanto bisogna anche farci sentire, soprattutto far pensare alle persone e far capire alle persone quali sono i nostri pensieri. Ma sì, è un peccato, no, non è un peccato, guarda, è un peccato o non è un peccato? Io i ragazzi dicevo contro l'omofobia, contro e omosessualità. Ma quante persone mi hanno detto complimenti, una bella iniziativa, ma la seconda che ci aveva provato, ci ha stretto la mano a tutti, è andato molto bene. No, e finalmente una chiesa ha fatto qualcosa che ha a che vedere con i diritti umani. C'era da perdere la speranza. Diciamo che noi siamo cristiani e mettiamo l'amore sopra ogni cosa, l'amore per il prossimo, per chi è diverso da noi. No, è un'iniziativa molto interessante, soprattutto perché si pone in un interstizio che in Italia non è molto conosciuto, insomma, una visione della Chiesa di questo genere alternativo merita di essere conosciuta e divulgata.